Davanti a tutta questa situazione che noi stiamo vivendo attualmente, cosa possiamo fare? Bisogna differenziare due cose. Cosa da fare nel breve termine e cosa fare a lungo termine. Cosa fare a breve termine? La risposta è parlarne. Questo è quello che è uno tra gli strumenti che noi abbiamo. Parlarne. In particolare io, come ho detto ieri, io vi invito per il 27 gennaio a prepararvi, a studiare, a approfondire. Fatemi anche domande, io sono disponibile su Instagram, scrivetemi qualsiasi domanda vi viene in mente, di modo che voi siete preparati per ogni domanda, per ogni concetto, per ogni fatto storico. E il 27 gennaio proponete ai vostri professori, ai vostri insegnanti per il 27 gennaio di parlare sia dell'Olocausto, ma anche di quello che accade in Palestina, ma anche di quello che è accaduto in Congo, perché in Congo, ragazzi, Leopoldo II, re belga, ha ucciso milioni di persone. E noi dobbiamo approfondire tutto ciò e portare queste cose a scuola il 27 gennaio. Perché sennò i nostri compagni di classe rimangono miopi, perché la storia che ci insegnano a scuola è problematica, nel senso che è miope ed è eurocentrica, nel senso che non tiene in considerazione quello che accade alle altre popolazioni, a ciò che ha fatto appunto l'Occidente nel corso degli ultimi decenni nel mondo. Quindi questo va tenuto in considerazione.